Qual è la storia del pastificio? Allora, questo pastificio nasce nel 1890 all'incirca, ora non so dirti proprio con esattezza. Comunque... c'erano prima i vecchi Passalacqua che avevano una fabbrica di pasta secca, praticamente proprio la pasta venduta sciolta come si vendeva una volta. Poi hanno preso il Ferrando e io ho cominciato a lavorare qua nel 72 con il Ferrando, quindi avevo 15 anni. E sono rimasta qui praticamente. Poi dopo i Ferrando sono entrati gli Assirelli, cioè la signora Musso, e poi dal 2003 abbiamo preso io e mio marito, praticamente lavoravamo qua noi e poi ci siamo rimasti. Dunque in questo luogo da secoli viene fuori la pasta, è proprio uno dei, è il pastificio più vecchio di Sestri. Quindi il pesto è una delle vostre specialità? È una delle nostre specialità perché vengono anche da fuori a prenderlo. Fatto con basilico. Con basilico DOP proprio. Sì, esatto. Quindi questo segue ovviamente la ricetta originale del pesto alla genovese. Sì, esatto, qui c'è che pinoli. Possiamo riassumerla brevemente. Qui c'è pinoli, basilico, formaggio di grana e olio. Noi non mettiamo pecorino perché non a tutti il pecorino piace. E quindi il pecorino noi non lo usiamo. E anche senza aglio. No, c'è anche l'aglio, sì. Senza aglio lo facciamo solo su ordinazione, su richiesta, sì, certo. Sì, se qualcuno ce lo chiede. Al bronzo, sono tutti stampi al bronzo che quindi lasciano la pasta ruvida e prende meglio il condimento. Invece adesso le fanno quasi tutti gli stampi in teflon e quindi la pasta non rimane, esatto. Trafilata al bronzo rimane un po' più ruvida e quindi prende meglio il condimento. Esatto. Quindi una bella pasta fresca fatta in questo modo. Sì, esatto. Okay. È completamente diversa da quella trafilata a livello industriale. Sì, esatto. Adesso stiamo infilando. Possiamo mettere dentro la macchina, lo porta a una temperatura di circa 90 gradi. Per 40 secondi per essiccare, poi una volta che sono passati 40 secondi lo metto a raffreddare con l'aria fredda in modo che riassorba la pasta e poi è pronta per essere.